Gesù. Gesù, ti vogliamo, Signore. Gesù, 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 noi vogliamo la tua presenza, Signore. Noi vogliamo il tuo amore, Signore. Noi vogliamo il tuo tocco, Signore. Noi vogliamo stare con te, Gesù. Inizia a dichiarare già: io voglio te, Signore. Io voglio te, Signore, nel mio cuore. Gesù, mio grande amore, sei tu. Gesù, alza la tua voce, chiamalo con me. Gesù, Gesù, il nome al di sopra di ogni altro nome, dichiara con me. Gesù, Gesù, alza la tua voce e dichiara con noi, chiama il suo nome. Gesù, questo è l'unico nome dove hai ogni cosa. Dio ha messo tutte le cose al di sotto di questo nome, dichiara la Bibbia, il nome di Gesù. Gesù, sulla nostra vita ci sei tu, Gesù, Gesù. Voglio sentire la Chiesa che chiama con me. Gesù, alza la tua voce insieme a noi. Vai. Gesù, Gesù, Gesù. Oh, manifesta, Signore, il tuo amore in mezzo a noi. Manifesta, Signore, la tua grazia in mezzo a noi. Manifesta, Signore, il tuo amore in mezzo a noi, Gesù. Oh, oh, oh. Questa mattina dichiarare insieme alla Chiesa: io sono libero. Amen. Tu sei libero. La Bibbia dichiara che Gesù Cristo è la via, la verità e la vita. E la stessa parola di Dio dichiara: voi conoscerete la verità, che è Gesù, e la verità vi renderà liberi. Amen. Tu sei libero questa mattina. Essere libero non dipende di ciò che stai pensando, vivendo. Essere libero dipende di ciò che sei. Alza la tua mano con me e dichiara già questa mattina: io sono libero perché Cristo è in me. Io sono libero perché io non sono più dipendente dalle cose o delle persone o delle situazioni che mi circondano. Io sono libero perché il Dio della vita, il Dio della libertà è il mio Dio. Io confido in Lui, e Lui ha detto che chiunque confida in Lui non rimarrà deluso. Amen. Io sono libero in te, Signore, lo dichiariamo. Io sono libero in te, Signore. Io sono libero con te, Gesù. Tu sei libero. Tu sei libero. Lui è morto ed è risorto per regalarti vita e vita in abbondanza e libertà. Applaudi la sua opera, applaudi la sua grazia, applaudi il suo amore. Oh, oh, oh.
Ci ha resi liberi, dichiara con me: sono libero, sono libero, sono libero. Noi crediamo davvero in questo con la nostra fede. Io sono libero di ogni cosa, io sono libero dal peccato, io sono libero dalle malattie di questo mondo, io sono libero di ogni cosa maligna che lega questo mondo. Io sono libero in Cristo Gesù. Amen. Non stiamo cantando una canzone, noi stiamo dichiarando la nostra fede. Sono libero, sono libero, sono libero.
Dio, sono libero, sono libero, sono libero, libero per mandare un grido di gioia in cielo. Confidiamo in te, Signore. Noi ti adoriamo, Signore. Noi ti esaltiamo, Gesù. Noi ti amiamo, Signore. Nessuno è come te. Nessuno è come te, Signore, incomparabile, ed interamente amabile. Nessuno è come te, nessuno è come te. Nessuno è come te, Gesù, incomparabile, ed interamente amabile. Io mi prostro innanzi a te. Io mi prosto davanti a te, per tutto ciò che sei per me. Io mi arrendo.
prostro dinanzi a te. Io mi prostro davanti a te. Per tutto quel che sei per me, io mi arrendo ai piedi tuoi. Nessuno è come te, nessuno è come te. Nessuno è come te, Signore. Incomparabile ed interamente amabile. Nessuno è come te. Nessuno è come te, Signore. Nessuno è come te. Oh, incomparabile ed interamente amabile. Io mi prostro innanzi a te. Io mi prostro dinanzi a te. Per tutto quel che sei per me, io mi arrendo ai piedi tuoi. Ci prostiamo davanti a te. Io mi prostro dinanzi a te. Io mi prostro davanti a te. Per tutto quel che sei per me, io mi rendo ai piedi tuoi. Nel cuore noi ci prostriamo. Io mi prostro dinanzi a te. Io mi prostro davanti a te, soltanto davanti a te. Tutto ciò che sei per me, io mi arrendo ai piedi tuoi. La tua chiesa dichiara: nessuno è come te. Nessuno è come te.
innanzi a te. Io mi prosto davanti a te. Tutto ciò che sei per me, io mi rendo ai piedi tuoi, tu sei tutto per me, io mi prosto innanzi a te, io mi prosto davanti a te. Tutto ciò che sei per me, io mi arrendo ai piedi tuoi. Nessuno è come te. Nessuno è come te. Essere, chiere, essere, 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 essere. Incomparabile ed interamente amabile, tutto ciò che sei, nessuno è come te, Signore, lo dichiariamo a te, nessuno è come te, Gesù. Avere paura né vergogna di alzare la tua voce e dichiarare: nessuno è come te, incomparabile e interamente amabile. Canta ancora lui: nessuno, nessuno è come te. Siamo insieme ai tuoi angeli, Gesù. Nessuno è come te. Nessuno è come te. Gesù, incomparabile. Interamente amabile. Io mi prosto innanzi a te. Noi lo adoriamo. Io mi prosto davanti a te. Sei il Dio della nostra vita. È per questo che noi siamo qua questa mattina. Tutto ciò che sei per solo me. Per esaltarti. Io mi arrendo ai piedi tuoi. Io mi prosto dinanzi a te. Io mi prosto davanti a te. Oh, per tutto ciò che sei per me. Io mi arrendo ai piedi tuoi. Oh Signore, che nessuno è come te, Gesù. Sei il nostro Dio, Gesù. Mio Gesù meraviglioso sei. Ispiro a te per non desistere, e anche quando non va tutto bene, fisso il mio sguardo su di te, perché so che tu vuoi di più per me.
mia vita è nelle tue mani, mi dai le forze per continuare, con le tue promesse dentro il cuore, il mio cuore è fermo in te, Signore, fido nelle tue promesse, continuo a guardare verso te. Così io so che posso vincere, e anche quando piangerò, le mie lacrime saranno per aumentare la mia fede e consolare il mio cuore che piange ai piedi della croce, gridando il nome di Gesù. Riceverà da te, Signore, misericordia, grazia e amore. Il tuo grande amore non finirà, eterno e senza fine. Grande sei, Signore, grande sei per me, tua grazia è il mio rifugio, riposo in te, Gesù. Meraviglioso sei, meraviglioso sei per me, il mio cuore è fermo in te, Signore, fido nelle tue promesse, guardare verso te, così io so che posso vincere, e anche quando piangerò, le mie lacrime saranno per aumentare la mia fede e consolare il mio cuore che piange ai piedi della croce, gridando il nome Gesù. Riceverà da te, Signore, misericordia, grazia, oh, e anche quando piangerò, le mie lacrime saranno per aumentare la mia fede e consolare il mio cuore che piange ai piedi della croce, gridando il nome di Gesù. Riceverà da te, Signore, misericordia, grazia, amore. Oh, 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 confidiamo in te, Gesù. Misericordia, grazia e amore è ciò che avrò da te. Misericordia, grazia e amore. Versa davanti ai suoi piedi tutti i tuoi problemi oggi. Metti davanti al trono di Dio. Piangi oggi ai piedi della sua croce se tu hai portato qua un problema, un dolore, una preoccupazione, una malattia. Lui non può non farci vincere. Lui ha detto che ci porterà sempre in trionfo. E in qualche modo la vittoria di Dio sarà sulla nostra vita. Forse non come vuoi tu o come voglio io, ma Lui ha promesso che noi vinceremo sempre. Quindi qualsiasi sia il problema che tu stia vivendo oggi, sappi che c'è questa buona notizia che Dio ha già lasciato detto. Lui ha detto: io ho preparato la vittoria per te. Forse sei ancora nel campo di battaglia, forse stai ancora lottando con i demoni, con il tuo carattere, con i tuoi problemi, ma Dio ha promesso che la fine di questa storia per te e per la tua casa è la vittoria, e tu non puoi smuoverti da questa certezza, da questa roccia questa mattina. Per questo dichiara con noi: Signore, io credo nella vittoria che c'è sulla croce, nella vittoria che tu hai conquistato per me sulla croce. Io rimango là, fermo nella tua presenza, nella tua potenza, nella certezza che tutto, assolutamente tutto,
coopererà per il mio bene. Nel nome di Gesù non sarà nessun male, nessuna sofferenza e nessuna malattia a vincere su di me. Io credo oggi come credevo ieri e continuerò a credere e continuerò a decretare fede e continuerò a decretare la mia vittoria nel nome di Cristo Gesù. Consolare il mio cuore, chi piange ai piedi della croce, gridando il nome di Gesù, riceverà da te, Signore, misericordia, grazia e amore. Alleluia, fai un applauso a Gesù. Grazia, amore. Lui che ha vinto per noi sulla croce e continuerà a vincere per noi ogni giorno della nostra vita. Colui che non ci lascerà, colui che non ci abbandonerà, colui che non desisterà della tua vita mai, neanche un giorno. Lui è con te, vicino a te, non desiste, non lascia, non tradisce. Continuerà ad essere fedele, continuerà ad essere per te, continuerà a trasformare la tua vita. Tu ci devi solo continuare a credere nel nome. Amen. Dio è buono con noi. Dio alla persona che è vicino a te, Dio è buono. Io ringrazio i ragazzi del servizio d'ordine che credono che io sia così alta e mi mettono il leggio a 3 metri e non riesco ad abbassarlo, però lo terrò di lato. Ok, invece di guardare Maurizio, iniziate ad aprire le vostre Bibbie in Marco, capitolo 16. Grazie. Dio è buono e fedele, noi stiamo parlando di fede. Il Signore ci ha ricordato, chi c'era domenica scorsa, che noi dobbiamo continuare a camminare per e per vittoria. Perché se tu credi, vinci. Quindi per fede e vittoria. Apriamo adesso la nostra Bibbia insieme in Marco, a capitolo 16, è un passaggio abbastanza conosciuto. Non c'è 18, Rosi. Dal verso 15 dirà così. E disse loro: andate per tutto il mondo, predicate il Vangelo a ogni creatura. Chi avrà creduto e sarà stato battezzato sarà salvato, ma chi non avrà creduto sarà condannato. Fermiamoci qua. Molte volte noi vediamo l'incredulità come una debolezza. Alcune persone dicono, non ho tanta fede. Io voglio oggi dirvi una cosa, dì alla persona che è vicino a te, apri i tuoi occhi, l'incredulità è un peccato. Quindi dite com'è, l'incredulità non è una debolezza, l'incredulità è peccato. Se l'incredulità non fosse peccato, allora questo passaggio non ci avrebbe detto che chi non crede sarà condannato. Amen. Chi crede invece sarà salvato. Qua sta parlando della fede per la salvezza.
Quindi la fede per la salvezza è: io credo che Gesù Cristo sia morto su una croce per me 2000 anni fa, prendendo su di sé tutti i miei peccati, e io credendo in questo, quindi dando a Lui i miei peccati e vivendo la sua vita mentre Lui è morto la mia morte sulla croce, io ho la salvezza. Cosa vuol dire salvezza? La salvezza, questa parola vuol dire tante cose, vuol dire guarigione, vuol dire certezza, vuol dire liberazione, comunque vuol dire vivere con Dio e vivere in comunione con Dio. E viene attraverso la Bibbia dice, per grazia che siete stati salvati mediante la fede. Quindi sta dicendo, è gratis poter vivere per sempre con Dio, è gratis vivere in comunione con Dio, però questa grazia tu la puoi ottenere solo attraverso la fede, e fede è certezza. Quindi io posso ottenere la salvezza se credo. Uno dice basta così, ma la gente non lo sa e per questo la gente non crede. Allora noi ci domandiamo, chi ha mai letto la Bibbia? Almeno una volta nella vita. Ok, chi non l'ha ancora letta dovete iniziare a leggere. Quando noi leggiamo la parola di Dio, sia nell'Antico Testamento che nel Nuovo Testamento, noi vediamo miracoli. Noi vediamo Dio che apre il mare. Wow, abbiamo visto anche nei film. Noi vediamo Gesù che cammina sull'acqua. Noi vediamo Gesù che moltiplica i pani e i pesci. Noi vediamo Gesù che risuscita Lazzaro. Gesù che guarisce il paralitico, Gesù che dà vista ai ciechi, abbiamo un mezzo cieco guarito per esempio oggi. Quindi Gesù che continua a fare miracoli, e Gesù poi ci dirà nel Vangelo di Giovanni che noi avremmo fatto delle opere più grandi ancora delle sue. E guardiamo indietro e vediamo una preghiera che fa fermare il sole nel tempo di Giosuè. E lui dice wow! E quando noi conosciamo Gesù, iniziamo a sentire del sovrannaturale e ci domandiamo perché a volte noi non vediamo il sovrannaturale, soprattutto in questa nazione. Non è così facile. Io che viaggio molto nel mondo, a volte giri altre nazioni, e noi siamo stati in Africa l'anno scorso e ci dicevano in Nigeria che nella loro conferenza avevano in una sola conferenza, una conferenza gigantesca, 172.000 casi di guarigioni evidenti, vuol dire che non avevano bisogno di andare neanche dal dottore per sapere se erano guariti, più le altre. E uno dice wow, perché? E alcuni danno le proprie spiegazioni dicendo ma perché là ci sono pochi medici, quindi Dio è buono. Dio non è buono solo quando ci sono pochi medici, Dio è buono sempre, amen. Io penso sempre, alcuni dicono ah ma perché loro poverini, allora Dio ha uno sguardo di più di qua o di là. Io credo che un buon genitore, e questa non è una mia opinione ma una cosa sicuramente oggettiva, un buon genitore, anche se ha un figlio malato, non dimentica l'altro. Dà sicuramente più cura al figlio malato, però non è che l'altro dice papà mi compri un gelato, no, tu sei sano, niente del gelato. Automaticamente il buon genitore cura tutte e due, e Dio quindi può e vuole continuare a operare nella vita di tutti noi sempre, indipendentemente dalla nazione dove viviamo. Quello che manca sempre, il passo che manca è la fede. E l'apostolo Paolo, voglio leggere con voi in Prima Tessalonicesi, capitolo 3, a un certo punto inizia a esortare i credenti di Tessalonica. Prima Tessalonicesi, dopo Filippesi, dopo la lettera agli Efesini. Lui dirà così, dal verso 1, perciò non potendo più resistere, preferimmo restar sole ad Atene e mandammo Timoteo, nostro fratello e servitore di Dio, nella predicazione del Vangelo di Cristo per confermarvi e confortarvi nella vostra fede, affinché nessuno fosse scosso in mezzo a queste tribolazioni. Infatti voi stessi sapete che a questo siamo stati destinati. Perché anche quando eravamo tra voi vi preannunciavamo che avremmo dovuto soffrire, come poi è avvenuto e voi sapete. Perciò anch'io, non potendo più resistere, mandai a informarvi della vostra fede, temendo che il tentatore vi avesse tentati e la nostra fatica fosse risultata vana. Qua l'apostolo Paolo dice, sta parlando della sofferenza e della persecuzione, e dice guarda, non vedevo l'ora di venire a vedere se avevate ancora fede.
Perché? Perché il tentatore probabilmente cerca di tentarvi. Non volevo che la mia fatica fosse resa vana. Paolo stava dicendo: io vi ho predicato il Vangelo, ma io so che in mezzo ai problemi alcune volte noi veniamo scossi nella fede. E Paolo dice: io sono venuto qua per incoraggiarvi. Quando noi conosciamo Gesù, noi riceviamo che Gesù può fare ogni cosa, che Dio può, Dio è potente, non c'è niente di impossibile per Dio. Di là il tuo amico, non c'è nulla di impossibile per Dio. Ma a volte noi vediamo pochi di questi segni e prodigi e cose meravigliose. Poche cose. Perché? Cosa manca? La fede. Allora noi vediamo Gesù che va vicino alle persone e gli dice: la tua fede ti ha guarito. La tua fede ti ha guarito. E la domanda è: perché la fede di quell'uomo poteva chiamare e attirare la guarigione di Dio e la fede di tante altre no? Perché noi veniamo meno nella fede, i problemi arrivano e noi viviamo anche in una nazione dove continuano a parlare solo dell'umanesimo, cioè tutto concentrato sull'uomo, e ci dimentichiamo che in realtà è tutto in Dio e per lui. Noi troveremo nella Bibbia che è per fede che noi prendiamo possesso delle promesse. Noi ci ricordiamo quando il Signore manda le due spie a vedere la terra promessa, che loro non ci credono. E chi non ha creduto dopo 40 anni, immaginate, dopo 40 anni di deserto, aspettando di avere una casa, aspettando di avere un luogo, dopo 40 anni loro non entrano nella terra promessa. Qual è stata la motivazione? Avevano smesso di credere. E quindi non potevano ottenere la terra promessa, perché avevano smesso di credere che Dio avrebbe potuto fare. Però che cos'era questo popolo? Era lo stesso popolo che aveva visto il mare che si apriva una volta. Quindi immaginate quanta fede avevano dopo che il mare si è aperto. Tanta. Wow! Penso che subito dopo che hanno camminato in mezzo al mare, nessuno aveva dei problemi di incredulità. Però poi cos'è successo? È successo che nel tempo, il deserto, i problemi, le difficoltà, cosa hanno creato queste cose? Incredulità. Come dice l'Apostolo Paolo, avevo paura di tornare qua a Tessalonica e vedere se c'era incredulità, perché la tribolazione a volte, se noi non rimaniamo fermi in Dio, ci porta incredulità. Amen. Cos'altro porta incredulità? Stare in mezzo agli increduli, perché la fede viene... Romani capitolo 10, 17. La fede viene dall'udire, udire la parola di Dio. Se tu frequenti solo gente incredula, anche se hai fede, prima o poi diventi incredulo. Perché iniziano a dire: ma sì, ma figurati, ma no, ma Dio non esiste, ma sì, ma guarda quello, ma guarda le catastrofi. Ma quando la gente non si sa spiegare, dice che Dio non esiste o dà la colpa a Dio, perché noi non riusciamo a comprendere tutte le cose e non riusciremo a comprendere mai, perché la nostra mente vicino alla mente di Dio non c'entra niente. Amen. Allora ci diamo delle scuse, però la verità è che Dio può ancora e vuole ancora. Abbiamo appena sentito due testimonianze, ma abbiamo testimonianze quotidiane quando noi viviamo per fede. Quando tutto si chiude, quando tutto sembra che andrà male, tu continui a rimanere là dicendo: il mio Dio mi salverà, non so come mi tirerà fuori, ma lui mi salverà. Di là il tuo amico: non so come mi tirerà fuori, ma lui mi salverà. Quando siamo in mezzo ai problemi, invece di piangere, ricordiamoci, noi possiamo fare due cose quando abbiamo i problemi. Quali sono? Piangere, è la prima. Ecco che problema, che difficile. Possiamo lamentarci e dire: che problema, che difficile, che mondo, che gente, oh, che incubo. O possiamo invece credere. Non c'è un'altra soluzione. O piangi o credi. Credi e usi la potenza che Dio ti ha dato nella bocca per comandare. Abbiamo visto anche settimana scorsa con i giovani in Marco 11, dove Gesù dice: se voi avete fede per comandare alla montagna di spostarsi, se voi avete fede per dire alla montagna gettati nel mare, così avverrà. Dillo al tuo amico: così avverrà. Però lui dice: se voi avete fede per dire alla montagna, non ci vuole fede per spostare la montagna, perché ci vorrebbe una fede infinita. Dice: apri la tua bocca, è quello che Gesù sta dicendo, e invece di piangere sulle circostanze, parla.
urla le circostanze. Quindi tu prendi la tua bolletta del telefono, che magari non riesci a pagare, invece di piangere perché la bolletta, tu le parli, inizi a fare una chiacchierata con la bolletta e dici: io riuscirò a pagarti, non so come, ma Dio provvederà un lavoro per me, inventerà un modo, perché io sono una persona corretta e ce la farò. E dice: esce da qua. Quello che Gesù sta dicendo, amen, quello che Gesù sta dicendo è: smetti di lamentarti, parla al problema, perché le montagne sono un simbolo, giusto? Quando noi abbiamo un sacco di problemi, cosa diciamo in genere? Ho una montagna di problemi. Quindi Gesù stava parlando in parabole, sta dicendo: se tu hai fede per parlare alla montagna e dire gettati via da me, vai lontano da me, così, se tu avrai creduto nel tuo cuore, così avverrà. Non dice avveni adesso, ma dice avverrà. Quindi dopo che hai fatto questa preghiera, dopo che hai parlato alla montagna, tu rimani fermo aspettando che questo avvenga. E questo non sto inventando io, l'ha detto Gesù, Marco capitolo 11, potete controllare, dirà: e così avverrà. Quindi piango, i miei figli non si convertono. O parlo alla montagna e dico: nel nome di Gesù Cristo, tutta l'incredulità che sta accecando la mente dei miei figli, io comando ogni spirito di incredulità, seconda Corinzi 4 dal verso 3 dirà: il Dio di questo secolo sta accecando la mente delle persone perché loro non credono nel Vangelo, il Vangelo per loro è velato. Allora tu invece di piangere vai là e dice: nel nome di Gesù io comando allo spirito, al Dio di questo secolo, che è il diavolo, che sta accecando la mente di mio figlio, di mia figlia, di chiunque sia, di allontanarsi da lui nel nome di Gesù. E uso la mia bocca. Perché la bocca? Perché Gesù ha detto: devi dire alla montagna e non spingere la montagna. Perché la bocca parla di ciò che il cuore è pieno. E quindi vuol dire che la bocca è un'espressione della tua fede. È ovvio che se tu non hai fede non puoi parlare. Che cosa dici se non hai fede? Per questo dirà che se noi crediamo nel cuore, ha a che fare con qualcosa dentro di noi. E dice: se tu allora hai fede, parla alla montagna, parla il problema, invece di dire come sarà, inizia a dire: sarà fantastico nel nome di Gesù. E inizia a correggere anche il tuo modo di parlare, inizia a parlare in fede. Invece di parlare sempre male delle cose o della gente, inizia a parlare in fede. Amen. Quando hai un problema con tuo figlio, non so, tuo figlio è un caso, marito, cugino, la suocera, soprattutto la sua, ho un problema con la sua. Cosa devi fare a quel punto? Inizia già a credere, inizia a pregare per lui, per lei, per chiunque sia, e invece di dire è un problema, come quando ti diranno: come sta tuo marito? E tu dici: mio marito sarà una benedizione. Adesso lui è ancora incredulo, ma lui sarà una benedizione, sarà un uomo di Dio e lui camminerà per il Signore. Tempo fa noi abbiamo sentito la testimonianza di un uomo che è stato morto per 7 ore e avevano già cucito la sua pancia con del cotone, e lui è risuscitato nell'obitorio, immaginate. Infatti il medico oggi è missionario in Iraq, giù di lì. Ha deciso di partire. Questo uomo ci raccontava in questo video che sua mamma, lui era un personaggio molto famoso a Rio de Janeiro, cantava, era in mezzo al carnevale, sempre in televisione, droga dalla mattina alla sera, come in molti di questi ambienti, e sua mamma, credente, ogni tanto lui andava a trovarla e sua madre subito gli rispondeva: entra benedetto predicatore del Signore. E lui diceva: ma cosa dice mia madre benedetto predicatore del Signore? Ma quale predicatore? E ogni volta che diceva: ciao mamma, come stai? Bene, missionario nel mondo. E come missionario nel mondo? Ma se io sono in mezzo là, ma cosa dici? Ma dai, ma sì. E lei continuava: entra benedizione di Dio, perché lui era una maledizione per sua madre. Sempre ubriaco, sempre drogato, la trattava male. Entra fonte di benedizione per la nazione. E quando lui racconta questo, racconta da missionario mentre sta girando il mondo, perché a un certo punto lo Spirito Santo ha iniziato a perseguitarlo.
Sapete che Dio ci perseguita? L'Apostolo Paolo è stato perseguitato. Secondo voi, perché Paolo era stato perseguitato da Dio? Perché Paolo non è che solo perseguiva, lui perseguitava i cristiani, ma lo Spirito Santo perseguitava lui. Adesso vi voglio raccontare perché Paolo e non un altro. Perché Paolo era un uomo corretto, giusto, che per ordine dei romani, lui andava a uccidere i cristiani che per loro, logicamente, erano nemici dell'impero, nemici. Quindi Paolo uccideva i cristiani. Appena sentivano il nome Paolo di Tarso, dicevano: ah! Ragazzi, c'è fuori dalla porta la troupe di Paolo, tutti gambe levate, persecuzione. Cosa ha iniziato a fare la Chiesa? A pregare per Paolo. Hanno iniziato a pregare, 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 Dio toccalo, Dio toccalo, più di un altro, perché? Perché lui perseguitava di più. Infatti l'Apostolo Paolo, quando lui si converte, lui usa questa parola, lui dice che c'era un pungolo che continuava a toccarlo. Sapete cosa vuol dire questo? Dio. Ogni volta che lui uccideva qualcuno, c'era qualcosa che continuava dietro di lui. Allora Dio lo butta per terra e dice: caro, perché Dio può trasformare chiunque per fede, anche per la tua fede. Amen. Allora invece di essere la mia famiglia, inizia a decretare: la mia famiglia conoscerà il Signore Gesù Cristo, tutta la mia casa lo servirà, i miei figli saranno nel Signore, saranno una benedizione per me, per la nazione, la mia vita sarà fantastica, il mio rapporto con loro. Non perché tu stai dicendo questo così che ci credi, devi credere dicendo quello che stai credendo dentro di te. Ma quando vedi il problema, inizia a dire, sei in un momento con un problema economico, inizia a comandare il problema, parla alla montagna, dice: nel nome di Gesù questo problema sarà risolto e io non rimarrò più sveglio, sveglia pensando in questo, ma la gloria di Dio sarà su di me, Dio aprirà le caterate del cielo per me, perché io lo servo, perché io lo amo, perché io do quello che lui mi dice, perché io separo il 10% delle mie entrate a lui, allora io posso, il Signore ha detto mettimi alla prova, metterlo alla prova e lui aprirà le caterate del cielo per me. Amen. È ovvio che se tu, anche da incredulo, inizi a frequentare gente così, cosa diventi? Inizia ad avere fede, perché l'incredulità contamina, ma anche la fede. La Bibbia dice che è per fede che noi riceviamo la fede tramite ciò che udiamo. Ogni volta che tu vieni qua e ascolti la parola di Dio, tu hai più fede. Però anche l'incredulità viene dall'udire. Per questo noi dobbiamo stare attenti. E dobbiamo anche poter dire alle persone ciò in cui crediamo. Quando ti dicono: guarda, oddio, stai così male, finirai all'ospedale. Tu dici: no, io proprio non finirò all'ospedale. Quando c'è stato qualche anno fa, siamo andati in vacanza in Brasile con alcuni amici e mia madre era caduta dalle scale e si era praticamente avuto un trauma nel cranio, trauma cranico. Quella è brasiliana. E io mi ricordo che ero con mia sorella e comunque la mamma era nell'ambulanza così e abbiamo iniziato a parlare con il primo medico e il primo medico iniziava a dire: ah no, guarda, qua è terribile, dovremmo fare un intervento, aprire la testa, è molto pericoloso. E mia sorella lo diceva: non faremo l'intervento. No, no, ma non lo so che, però le dico io in questi casi. E noi in coro dicevamo: lei non farà nessun intervento. No, ma perché? Allora lui si ferma e dice: ma voi siete evangelici? Perché aveva già avuto a che fare con gente che dice: mi dispiace, il mio Dio non permetterà una cosa così. Amen. Infatti non ha fatto nessun intervento. Perché noi stiamo dicendo, non perché noi crediamo, noi stiamo proclamando la nostra fede. E dobbiamo camminare per fede. C'è stato Osborne, che è un uomo che ha lavorato molto per Dio, è un uomo di grande fede, che una volta gli hanno detto: perché secondo te nei tempi di oggi nessuno crede più e non vediamo questi miracoli? E lui ha detto, è una frase famosa sua, molto, chi conosce gli ambienti evangelici un po' conosce, lui ha detto: io ti spiego perché. Perché l'essere umano ogni giorno mangia 3 pasti caldi per alimentare il suo fisico, ma alimenta il suo spirito con un panino freddo una volta alla settimana.
Ed è così vero, perché tu non puoi pensare che non alimenti mai il tuo spirito e sarai una persona di fede, perché la fede è qua. Quindi se tu alimenti la tua carne sarai forte, vieni qua la mattina perché hai mangiato, riesci a stare in piedi, c'è un problema, magari puoi correre, puoi affrontare fisicamente, hai un fisico che fa paura, tipo Gion, che fa paura, qua in quell'angolo abbiamo vari che fanno paura, però la verità è che se noi siamo forti così, altrettanto se non alimentiamo il nostro spirito siamo deboli. E quando c'è un problema, invece di comportarci come persone che amano Dio, noi ci comportiamo male. Invece di comportarci come gente che ha fede, noi veniamo meno e ci lamentiamo. Perché Dio non ascolta, Dio non fa? Perché tu non alimenti il tuo spirito. Qua c'è l'alimento per lo spirito, Bibbia. Quello che dobbiamo comprendere è che leggendo questa parola non è per sapere. Tu non leggi la Bibbia per sapere, tu leggi la Bibbia per mangiare. Sergio ha fatto al pub che ha visto questa Bibbia dentro una forchetta, ve lo ricordate? Un concetto chiaro di ciò che è la parola di Dio. Gesù, quando è stato tentato, ha detto: non solo di pane vive l'uomo, ma di ogni parola che esci dalla bocca di Dio. Quindi sta dicendo: smetti di alimentarti solo delle cose, alimentati della mia parola, leggi, rileggi, rileggi, rimangia, perché in ognuna di queste parole c'è fonte di vita per il tuo spirito e c'è fonte di vita per la tua fede. Amen? E non solo, e rimani fermo in ciò che lui dice, perché lui ha detto: i cieli e la terra passeranno, ma la mia parola non passerà mai. L'unica cosa che noi ci porteremo di là è la sua parola. I cieli e la terra passeranno, la tua carriera passerà, i tuoi affetti passeranno, la tua ginnastica passerà, i tuoi divertimenti passeranno, ma la parola di Dio è l'unica cosa che tu porterai per tutta l'eternità. Per questo devi cibare il tuo corpo e il tuo spirito di fede. Come si fa? Leggendo questa parola, ascoltando questa parola, scrutando questa parola, ascoltando la parola di Dio. Sei in macchina, parola di Dio, ascoltala, meditala, mangiala, perché quello è fonte di vita. È ovvio che le persone di fede sono persone che vivono la fede, camminano per fede e stanno confrontando il mondo dalla mattina alla sera con ciò che Dio dice. Uno guarda una cosa e dice: vediamo ciò che dice il mio Dio. Ah, ma io ho un problema. Cosa dice il tuo Dio quando tu hai un problema? Dice: morirai sotto il problema? Cos'è che dice? Venite a me voi che siete affaticati, stanchi, oppressi, e io vi ucciderò, vi ristorerò. Wow! Questa è stata la prima promessa della Bibbia quando io mi sono convertita. Io mi ricordo che ero in ginocchio, ho aperto la Bibbia così, ho guardato questo passaggio e ho detto: bene Gesù, io adesso sono in questa condizione, liberami. Amen. Tu hai detto che dovevo venire da te, sono qua, sto pregando, venire da Dio vuol dire sono qua alla tua presenza, sto pregando, sono oppressa, sono come hai detto tu. Tu mi hai detto che se vengo da te mi liberi, mi puoi liberare per favore? Questo è fede, è fermarci, mettere i nostri piedi sulla roccia. Lui ha detto, è così. Cosa ha detto quando abbiamo dei problemi? Lui cosa ha detto? Quando avete dei problemi, angosciatevi. Ha detto così? Ha detto angosciatevi a vicenda? Perché è quello che noi facciamo. Cosa ha detto? Filippesi 4:4, abbiamo iniziato la settimana scorsa. Non angosciatevi di nulla. Cosa vuol dire nulla? Di niente. Ha detto non c'è un buon motivo perché tu sia angosciato. Ah, ma sai perché non c'è un buon motivo? Perché se tu sei angosciato stai mancando di fiducia in lui, e lui ha detto che ti avrebbe liberato, e lui ha detto che ti avrebbe fatto vincere. E anche se in questo momento, quando noi iniziamo la vita con Dio, noi iniziamo con tutti i nostri problemi, tutti sopra di noi, a un certo punto iniziamo a camminare con Dio, iniziamo a lottare, il diavolo ti tira da una parte, Dio ti tira da un'altra, è giusto o non è giusto, c'è una battaglia, poi inizia a cambiare nel tuo carattere ed è il momento peggiore.
un po' il momento della pulizia generale, l'incubo. Inizia a confrontarti con la parola di Dio, chi di più e chi di meno, perché dipende dai principi che abbiamo ricevuto. Iniziamo a dire: oddio, Dio dice così, ma è giusto, non è giusto, il mondo dice così, la gente dice così, ma Dio dice così. E sei là in mezzo, inizi a lottare, però poi passi di qua. E in questo luogo è il luogo dove tu inizi a camminare per fede e per vittoria. E quando guardi là dici: è vero, io ci ho lottato, ma io adesso ho vinto. È vero, c'era quel problema nella mia famiglia, ma adesso non c'è più. È vero, nella mia vita era un incubo, però adesso non lo è più. E questa è la fede che ti aiuterà ad affrontare tutte le altre cose. Perché anche se in questo momento tu sei in un momento di lotta, ricordati, noi sappiamo come va a finire. E va a finire bene. Se tu sei in Cristo, va a finire bene. Dillo al tuo amico: se tu sei in Cristo, va a finire bene. Ah, ma io ho questa preoccupazione. Allora è ovvio che non va a finire bene da solo. Noi dobbiamo fare qualcosa. La fede non è una cosa passiva e basta. La fede non è solo che tu rimani con le braccia incrociate. Devi esercitarla. Puoi anche rimanere con le braccia incrociate, ma nel tuo cuore tu eserciti e cresci nella convinzione di fede. E sapete una cosa? L'apostolo Paolo ci ha detto nella lettera ai Romani che noi saremo cresciuti di fede in fede. Amen. Voglio fare un esempio. Vieni qua, per favore, Hostan. Sì, vieni qua. Vai là. Sali di là. Allora, la Bibbia dice che Dio ci ha dato una misura di fede. Ognuno di noi ha della fede. È la stessa cosa con i muscoli. Allora, Dio ha dato muscoli a tutti noi. Amen? Dio ha dato muscoli a lui e muscoli a lui. Adesso, quante ore di ginnastica tu fai al giorno? Al giorno? La settimana? Settimana. Quanti addominali così? Addominali 100 alla settimana. Alla settimana. Tu? Quasi tutto il giorno perché lavoro in palestra. Allora, non è che lui è meno di lui, è solo che lui si esercita più di lui. Quindi qual è la differenza? Che Dio ci dà i muscoli spirituali a tutte e due. Quindi tutti noi abbiamo muscoli della fede, ad ognuno di noi è stato dato fede. Però se io non esercito mai, vengo in chiesa la domenica, mi siedo e dico: speriamo che oggi il pastore predichi bene, grazie. Speriamo che oggi ci sia, beh, se c'è un ospite, appena c'è uno diciamo: oggi abbiamo un ospite americano, iniziamo già così. Speriamo che ci dia una buona parola. Speriamo che parli bene, speriamo che sia buono. E iniziamo a giudicare. Ma sì, ma forse mi piace più il mio. Forse no. Babu. E aspetti che di domenica noi ti facciamo fare tutti gli addominali che non hai fatto tutta la settimana. Alcuni vengono una volta al mese, quindi hanno i muscoli, ormai non c'è più muscolo, solo la pelle caduta. Nella fede, se tu potessi guardare il tuo aspetto spirituale, c'è gente che ha proprio, è molle, una prugna secca. C'è gente invece che è forte nella fede, perché si esercita. Come si esercita? C'è gente che non legge la Bibbia mai, anzi la lascia di domenica già nel cruscotto, aspettando la prossima. Così fai il giro, ritorna, la riprendi di domenica. È ovvio che tu non sarai mai qua a testimoniare i tuoi miracoli. Chi testimonierà i propri miracoli qua? Chi ogni giorno? Chi è la sua presenza? Io ci sono delle coppie con le quali parlo che dicono: noi ci siamo, oggi stiamo digiunando per una settimana insieme. Ci sono altre coppie con le quali parlo che hanno magari gli stessi problemi e dicono: ah, non ci parliamo per una settimana. E cosa fai in questo tempo?
Ma va, non lo so. Prega, cercalo. Non c'è una soluzione magica. C'è la soluzione di Dio. La soluzione di Dio la devi cercare davanti al trono di Dio. Amen? Non è una questione di figli preferiti. È una questione di esercizio di fede. Io voglio continuare a dire questo, perché la fede è un esercizio che noi facciamo e cresciamo. Dio ci dà una misura di fede e noi possiamo, come con i muscoli, crescere, possiamo rimanere uguale o possiamo perdere anche quella misura che noi avevamo avuto da Dio stesso. Non è importante? E possiamo continuare a vedere le cose, dobbiamo cambiare la nostra attitudine. In Giuda c'è un passaggio dove lui dice: combattiamo ancora per la fede che ci è stata data. Che cosa vuol dire? Perché uno combatte? Perché vuol dire che qualcuno mi vuole portare via questa fede. È nei desideri del cuore del diavolo, se avrà un cuore, di portare via la tua fede. Perché lui sa che senza di questa tu non puoi fare niente. Non puoi prendere possesso delle cose che Dio ti ha dato. Ah sì, ma io all'inizio credevo, poi non ho visto niente e ho smesso di credere. No! Tu continua a credere, tu continua a credere, tu continua a credere, perché Dio lo dice, tu continua a credere, fermo in quello che Lui dice, tu continua, perché Lui non delude. Dice così, chiunque, leggiamolo insieme, lettera ai Romani capitolo 10. Romani 10, verso 10. Infatti con il cuore, dite com'è, con il cuore si crede per ottenere la giustizia e con la bocca si fa confessione per essere salvati. Difatti la scrittura dice, cosa dice? Chiunque, chi è chiunque? Gli evangelici, cristiani, chiunque crede in Lui, non sarà deluso. Ditelo com'è, chiunque crede in Lui non sarà deluso. Dì al tuo amico vicino a te, se tu credi in Lui non rimarrai deluso. Anche a quelli che sono davanti, dietro, dice, se tu credi in Lui non rimarrai deluso. Ma se tu smetti di credere, se tu smetti di credere, rimarrai deluso. Quindi anche se ci sono dei problemi, noi dobbiamo adesso farci forza e continuare a rimanere fermi in ciò che Dio dice. Sono malato, la Bibbia dice, per le sue lievidure io sono stato guarito sulla croce. Che cosa devo dichiarare? Quando vado dal dottore, quando non vado, che cosa devo dichiarare? Per le tue lievidure io ricevo guarigione. Lo ricevo, comunque sarà la guarigione. Io so che tu in qualche modo avrai una risposta per me, non sempre la risposta che vogliamo noi, ma la risposta di Dio è quella buona, perché Lui ci ama. Lui ci ama con un amore immenso, eterno. Amen. Lui ci ama e noi dobbiamo continuare, continuare, continuare a confessare. Vedete la storia che vi ho raccontato prima, potete immaginare quella mamma quando ha iniziato a vedere suo figlio che stava per morire, perché questo qua, la storia che vi ho raccontato, questo è risorto. E il figlio sta per morire, ma lei ha dichiarato che lui avrebbe girato il mondo e predicato il Vangelo. Lui racconta sempre che la mamma voleva entrare là per pregare per il figlio. E il medico diceva, signora, lo so, lei è una donna di fede, però è morto. Neanche davanti alla morte si è arresa. Neanche davanti alla morte. Ha visto il morto, non si è arresa. Non si è arresa perché aveva convinzione. Non vuol dire che noi ogni volta che c'è una persona morta dobbiamo assolutamente rimanere là finché sia. Lei aveva ricevuto da Dio. Non era una sua invenzione. Non è
che, ma aveva ricevuto da Dio che quel figlio avrebbe glorificato il nome di Dio. Se non fosse così, avrebbe pregato, ringraziato Dio e morto. Però aveva avuto da Dio che quel figlio avrebbe glorificato Dio, e anche davanti alla morte quella donna non si è arresa e ha detto: lui glorificherà il nome del mio Dio. Sapete perché quell'uomo è risuscitato? Non per la sua fede, ma per la fede di sua madre. Perché Dio onora coloro che lo onorano. Quella donna ci ha creduto così tanto che Dio non poteva. Quando mio padre è morto, io avevo messo tutto il mondo a pregare per lui, perché lo volevo vivo, come tutti, come qualsiasi figlio che ama i propri genitori. E io mi ricordo che sono stata all'ospedale, avevo fatto una notte all'ospedale orribile, perché gli venivano fuori dei pezzi del polmone, quindi, ed ero appena venuta dall'Italia, quindi era una notte terribile. Come la mia famiglia era già provata, mi hanno messo là e hanno detto ciao. E in quella notte, mentre io pregavo e continuavo a pregare, sono stata sveglia ed ero là ad assistere, ero distrutta. Ma la cosa peggiore è che non volevo più vederlo soffrire, perché quando segui una persona che sta male, quasi preferisci che la persona vada via, perché la ami e non vuoi vedere la sofferenza, giusto? Giusto. Alcuni di noi hanno già vissuto questo. Io mi ricordo che sono andata a casa mia, dove non avevo dormito tutta la notte, ho iniziato a pregare dicendo: Dio, io però non voglio vedere mio padre così, cioè proprio non voglio. Il Signore mi ha parlato e mi ha detto: Roslyn, tuo padre è ancora in vita solo perché tu continui a pregare. Dal momento che tu smetterai di pregare, annullerai le preghiere in tutto il mondo, lui morirà in quell'istante, perché io sono fedele alle preghiere, sei tu che lo stai tenendo in questo stato. Erano le 5:30, me lo ricorderò sempre, ero in bagno, ho guardato l'orologio e ho detto: ok Signore, sono le 17:30, da adesso io sospendo tutte le preghiere, tu puoi portare via mio padre. Però io ho detto: io credo nei miracoli, io ti chiedo solo, fai un miracolo in tutto questo perché io sappia che questa davvero è la tua volontà, confermamelo. Basta, vado all'ospedale pensando ancora di rivederlo. Arrivo e mi dicono che mio padre era morto. E io dico: signora, alla infermiera, a che ora è morto? E mi ha detto: alle 17:30 puntuale. E io sapevo che quello è il mio Dio, che ha dei piani diversi per ognuno di noi, ma sempre piani meravigliosi. Potete immaginare che per la preghiera di un gruppo di persone, perché Dio è fedele, era là che diceva: vabbè, quando smetti di pregare? E mi sono ricordata che anni fa, era successa la stessa cosa. Stavamo pregando per una suora e continuavamo a pregare, a pregare per questa suora. E una volta una signora in chiesa ci dice così: guarda che Dio vuole portarla via, la volete smettere di pregare? Perché Dio è fedele. E allora noi abbiamo detto: va bene, torniamo il giorno dopo a trovare questa suora che era la nostra amica e diciamo a una delle altre suore che era là, diciamo: come sta? E dice: benissimo. E noi diciamo: è guarita? E dice: no, è morta. Perché la sua visione era che la vita in Dio, quando noi partiamo, sarà bellissimo per coloro che lo amano, ma per gli increduli no. Ricordiamoci, chi crederà sarà salvato, chi non crederà sarà condannato. L'incredulità è un peccato. È un peccato nel mondo, ma è un peccato anche nelle nostre vite. Ogni volta che tu sei incredulo, ogni volta che tu ti lamenti, ogni volta che tu dici forse Dio, tu stai peccando. Non sei debole, sei un peccatore. Siamo. Per questo cosa dobbiamo fare? Dire: Signore, dobbiamo scegliere a chi credere. C'era una canzone anni fa che diceva: a chi dunque crederai? E la gente diceva: io crederò a ciò che dice il Signore. Poi dicevano: a chi dunque tu crederai? E poi dicevano: Dio ti dà la guarigione, giù di lì. Vogliamo dichiarare questo oggi? Amen. Alziamoci. Anzi, alzatevi. Dobbiamo fare una rivoluzione nella nostra vita
Io voglio vedere molti più miracoli nella vita di tutti noi, di tutti noi. Per questo non possiamo più permetterci di vivere da increduli anche se i problemi continuano ad esserci. Noi siamo il popolo nel quale Dio ha messo il suo sguardo. La Bibbia dirà il popolo a cui lui si è affezionato. E noi dobbiamo, come rappresentante e ambasciatore di Cristo, essere il popolo di fede in questa terra. Noi siamo coloro che danno gusto a questa terra. Per questo Dio non può trovare incredulità in te. Anche se non hai visto delle cose, perché hai smesso di credere. Uno dice, ma perché Dio ci tiene così tanto alla fede? Perché la fede è fiducia in Lui. Noi stiamo credendo in Lui, in quello che Lui ha fatto, in quello che Lui vuole, in quello che Lui è. E stiamo credendo che Dio non è bugiardo, perché alcune volte noi pensiamo che Lui lo sia. Quanti odiano le bugie? Ok, chi è il padre della bugia e della menzogna? Giovanni capitolo 8, il padre della menzogna è il diavolo. Gesù che cos'è? Cosa ha detto di essere? Ha detto che era la verità. Allora ogni volta che tu dici, bah, chissà, bah, boh, buh, tu stai dicendo che Dio è menzognero. Sai chi suggerisce questo nelle tue orecchie? Colui che ha inventato la menzogna, come si chiama? Bravi. È il diavolo che suggerisce, dice, ma sì, ma Dio, ma figurati, ma sì, ma è un entusiasmo, ma sì, ma dai. E cerca di mettere in dubbio ciò che Dio ha seminato nel tuo cuore, e Dio ha seminato cose buone. Lui ha detto sì e amen per noi, ha detto sì che ce la fai. Quindi ogni volta che sei là, non stai dicendo che stai dicendo, Signore, io già ti benedico perché questa storia finirà bene. Tu farai in modo che questa storia finisca bene. Tu non mi deluderai perché tu hai detto che chi crede in te non sarà deluso. E io credo in te, quindi io non sarò delusa. Non lo sarò. Anche se ti diranno, ah, ma vedrai, io non sarò delusa. Anche se ti diranno, ah, ma sì. Ah, ma l'Italia, figurati, risveglio, e io continuo a dire, io non sarò delusa, io vedrò un enorme risveglio, un movimento di Dio in questa nazione, sovrannaturale, pieno di segni, prodigi, miracoli, con gente che si converte, con gente che cambia vita, con gente che cambia famiglia, famiglie intere ai piedi di Dio. La gente può continuare a dire che non sarà vero, ma io ho scelto di credere in Lui. E adesso io voglio domandarti, a chi dunque tu crederai? Nella parola di Dio o nei tuoi amici? Nella parola di Dio o in ciò che dice il mondo? Nella parola di Dio o nel giudizio dei tuoi familiari? In chi tu crederai? Nella parola di Dio, in quello che Lui ha depositato dentro di te, in quello che Lui ha messo, in quello che Lui ha detto o nelle circostanze? Tu a chi scegli di credere oggi? Dio ha fatto questa domanda a Giosuè anni fa. Ha detto, Giosuè, tu a chi scegli di servire? E lui è andato davanti al popolo e ha detto così, Signore, io e la mia casa ti serviremo. E ha detto al popolo, voi cosa pensate di fare? Io non so voi, ma io, per quanto mi riguarda, io servirò al mio Dio, io crederò al mio Dio, io camminerò nella fede, io continuerò a credere che Lui può cambiare le cose, che Lui cambierà le cose. Perché mentre tu preghi, ricordati, mentre tu credi, Lui inizia a far sì che le circostanze cambino. Lui inizia a lavorare attorno a tutte le circostanze della tua vita, a volte anche con delle circostanze orribili Dio permetterà nella tua vita, per portarti alla vittoria. A volte noi sbattiamo la testa per terra per scoprire che tutte le cose per le quali noi abbiamo lottato senza senso non hanno un senso. C'è gente che ha dovuto sbattere la testa là per capire che il mondo non era fatto di tutte queste cose che noi vediamo, che non ci può interessare, ma era fatto di cose vere, di gente vera, di gente che ha valore per quello che è e non per quello che fa. E se Lui ci dovrà far sbattere la testa, noi la sbatteremo. Però ricordiamoci, sbattono la testa solo coloro che hanno la testa dura. Gli ubbidienti mangeranno i frutti migliori del paese. Gli ubbidienti non continueranno a sbattere la testa. Gli ubbidienti diranno sì, Signore, ti ascolto, ti seguo, sono sottomessa, eccomi. E avranno la vita facile.
Chi ha la vita difficile sono i ribelli. Tu a chi dunque crederai? Ti farò la domanda. A chi dunque crederai? A chi dunque tu crederai? A chi dunque crederai? Non è un gioco, adesso voglio che tu lo faccia seriamente. A chi dunque crederai? A chi dunque tu crederai? Alleluia, Signore, noi siamo alla tua presenza. Noi vogliamo cambiare la storia di questa Chiesa. Abbiamo camminato per fede, abbiamo visto tante cose, ma non ci basta. Perché c'è di più. Non ci basta perché noi sappiamo che c'è di più. Perché noi siamo certi che c'è di più. Perché noi siamo certi che c'è molto di più per noi, per le nostre case, per la nostra storia. Per questo, Signore, noi siamo qua alla tua presenza. Stiamo pregando per questo di più. E io voglio dirti nel nome di Gesù, combatti oggi perché nessuno ti rubi la fede. Quando verrà l'incredulità che è peccato nella tua testa, tu combatti per rientrare nella fede. E continua a credere in Lui, colui che cambia la storia del mondo, la storia delle persone, la storia delle famiglie, la storia dei figli, colui che entra nella tua vita e può cambiare. E smetti di essere incredulo. Smetti di dire perché, ma per cosa. Quando Dio permette alcune cose nelle nostre vite, Lui ha un motivo sempre, anche se tu non lo capisca. E il motivo è quello di portarti di più alla fede. Abbiamo studiato questo settimana scorsa. Quindi adoriamolo insieme adesso. Proprio come diceva la canzone che abbiamo cantato prima. Anche quando piango, quelle lacrime sono per aumentare la mia fede. Sono per aiutarmi a crescere. Ma io non mi smuoverò, dichiarerò, crederò, cerco te, Signore. Non cerco le persone, non voglio cercare il mondo, voglio te, Dio. Voglio essere ubbidiente alla tua parola, senza idolatria, senza idoli, rendendo culto solo a Dio, come dice la sua parola. Adora il Signore tuo Dio e solo a Lui rende culto. L'unico nome che ci è stato dato sotto il cielo nel quale possiamo essere salvati. E chiedi perdono a Dio insieme a me oggi per la tua incredulità, io chiederò per la mia, perché l'incredulità è peccato. Riprendi in mano la tua fede. E voglio parlare soprattutto a coloro che hanno iniziato in Dio. L'Apostolo Paolo alla lettera ai Galati dice: voi che avete iniziato per la fede volete finire ancora nella carne? Tu che sei credente da tanto tempo, che hai iniziato pieno di fede, anche se ci sono state delle tribolazioni, io come Paolo è andato, ha scritto una lettera per i Tessalonicesi, voglio esortarti oggi. Paolo ha trovato invece i Tessalonicesi pieni di fede. Non erano venuti meno, anche se i problemi erano grandi. Ricordati da dove sei venuto. Sapete qual è il problema più grande del cristiano in genere, colui che conosce Gesù? È che quando sta bene si dimentica da dove è venuto e fa finta di niente, chiedi perdono a Dio. Lui ti ha tirato fuori da situazioni assurde. Lui merita la tua lode, il tuo riconoscimento, il tuo ringraziamento. Non è per merito tuo che oggi tu stai bene. Non è per merito tuo. Qualcuno ha pregato per te. Non è per merito tuo, è perché Lui è buono e ti ha trasformato. Ricordati da dove sei venuto. Ricordati. Se oggi noi siamo in Dio, se oggi molte famiglie sono insieme, se oggi molta gente non è più nell'angoscia, è perché Lui ha visto lungo e ti ha raggiunto.
Lo stesso Dio vuole continuare a fare delle cose meravigliose nella tua vita. A volte ci dimentichiamo da dove eravamo venuti. E abbiamo la superbia e l'arroganza di venire, pregare in qualche modo e far finta di niente. Ma io voglio dirti questo: ricordati da dove sei venuto. Tu che hai già degli anni nella fede, e cammina con Lui. Mentre tu che sei qua oggi per la prima volta, io ti incoraggio a dare la tua vita a Gesù, a permettere che Lui trasformi la tua esistenza. Invitarti oggi, tu che hai una malattia, tu che stai vivendo una lotta difficile, a venire qua davanti. Noi vogliamo mettere in pratica subito questa parola, vogliamo subito venire qua e dire: Dio, io scelgo di credere nella tua parola. Vogliamo imporre le mani sugli ammalati, vogliamo pregare per le persone che non stanno bene, anche se non stai bene qua dentro. Vogliamo credere in questo Dio meraviglioso che libera dall'angoscia, libera dalla depressione, libera dall'ansia, libera anche dalle malattie della testa. E vogliamo oggi ricevere la guarigione di Dio, ricevere la benedizione di Dio, perché Lui ci vuole benedire, ci vuole guarire, ci vuole liberare, anche quando è duro. Ci libererà nel modo che Lui sa fare, ci aiuterà nel suo modo di aiutarci, col sovrannaturale. Vieni qua oggi davanti dicendo: io voglio venire a prendere la mia guarigione, la mia liberazione. E anche tu che da tanto che sei nella fede, che sei rimasto deluso dalle persone, dalle cose, noi pregheremo perché Lui ci vuole aiutare. Chiudi i tuoi occhi mentre noi cantiamo e poi pregheremo per ognuno di voi insieme. Chiederò già alla leadership di essere qua vicino, così che veniamo, pregheremo per ognuno di loro. Gesù meraviglioso sei, ispiro a te per non desistere, e anche quando non va tutto bene, fisso il mio sguardo su di te, perché so che tu vuoi di più per me. La mia vita è nelle tue mani, mi dai le forze per continuare. Con le tue promesse dentro al cuore, il mio cuore è fermo in te, Signore, fido nelle tue promesse, continuo a guardare verso te, così io so che posso vincere, e anche quando piangerò, le mie lacrime saranno per aumentare la mia fede e consolare il mio cuore. Chi piange ai piedi della croce, gridando il nome di Gesù, riceverà da te, Signore, misericordia, grazia e amore. Thank you.
amore non finirà, eterno e senza fine. Grande sei, Signore, grande sei per me, tua grazia è il mio rifugio, riposo in te, Gesù. Meraviglioso sei, meraviglioso sei per me, il mio cuore è fermo in te, Signore, fido nelle tue promesse, tendo a guardare verso te, così io so che posso vincere. Prima che andiamo a casa, voglio invitare tutte le persone che sono qua per la prima volta a venire qua davanti. Noi vogliamo pregare che tu esca da qua con una preghiera, vogliamo pregare perché Dio faccia miracoli nella tua vita, perché noi crediamo ai miracoli, nel nome di Gesù. Chiunque sia qua per la prima volta, noi ti invitiamo a venire qua davanti. E anche se tu sei già venuto altre volte, se per caso non hai mai consacrato la tua vita a Gesù, noi vogliamo invitarti ad essere qua oggi a pregare con noi, a permettere a Dio di fare qualcosa per te. Una volta Lauren Cunningham ha scritto questo libro che solo il titolo è un programma, che diceva: se vuoi vincere, arrenditi. Sembra il contrario, no? Se vuoi vincere non devi arrenderti mai, ma se vuoi vincere con Dio, arrenditi a Dio. Quindi voglio invitarti ad arrenderti a Lui, perché Lui è buono. Vogliamo chiudere i nostri occhi tutti insieme, vogliamo fare una semplice preghiera. Se vuoi la puoi ripetere con me, anche tu che l'hai già fatta. In un momento molto serio, siamo sempre alla presenza di Dio. Vogliamo rinnovare il nostro patto con Lui. Diciamolo insieme: Signore Gesù, io ti chiedo perdono per il mio peccato e io oggi scelgo di dare la mia vita a te. Io scelgo oggi di credere in quello che tu dici e non a ciò che dicono le persone. Io scelgo di credere nel tuo amore, scelgo di credere che su una croce 2000 anni fa hai dato la tua vita per me, hai preso la mia malattia, hai preso la mia maledizione, hai preso la mia povertà, tutto su di te, e mi hai trasformato e mi hai portato vicino a Dio. Io oggi faccio di te il Signore della mia vita, il proprietario. La libertà è tutto ciò che ho. E io scelgo di servire te, di seguirti, di imparare a conoscerti. Entra nella mia storia. Ti do il diritto di entrare nella mia vita e di farmi camminare per fede. Non più alla maniera di questo mondo, ma alla maniera del cielo. Perché tu sei Dio e io ti dono la mia vita e ti chiedo oggi: aiutami, aiutami Dio, aiutami Dio, aiutami a guarire da tutta la delusione. Che ti chiami? Giovanna, il Signore ti dice: c'è stata tanta delusione nella tua vita, hai creduto in tante persone che ti hanno deluso,
che hanno detto che c'erano e ti avrebbero amato, ma Dio dice: io ti ho portato qua per cambiare la storia della tua vita. Io so quello che c'è nel tuo cuore, io so e conosco i tuoi valori. Il Signore dice: io stesso darò come regalo a te quelle persone giuste che tu in fondo desideri, quell'amore che viene dal cielo. Questo è il regalo di Dio per te. Lui vuole guarirti da tutto quello che c'è attorno a te. Concentrati su di Lui. Dio è buono, la sua benignità dura in eterno. Prega con la persona che è vicino a te, benedicela. Siamo pronti per andare a casa a mangiare, avete fame? Insomma, abbiamo cibato il nostro spirito. Eccoli là, Francesco. Questa settimana ho pregato molto per te e per tua moglie. Per voi due. Infatti vi cercavo e sento proprio che il Signore sa. Vedevo tante lotte attorno a voi. Io non so cosa succeda, ma Dio mi diceva questa cosa: onoro la vostra fede e apprezzo che siete rimasti fermi. Ma Dio dice: rincominciate nella chiamata che Dio vi ha dato. Lui non ha desistito dei progetti e dei sogni che ha per voi. Amen. Signore, grazie. Vogliamo fare un applauso a questo Dio meraviglioso e dire che Lui merita lode, ringraziamento, merita la nostra gioia, merita il nostro amore. Amen. Lui è un Dio buono, è il Dio che cambia la storia, non ti fa solo sentire meglio, cambia la storia della tua vita, cambia la storia del tuo cuore, non ti dà solo pace, cambia la storia. Cambia la nostra storia, Signore, noi ti adoriamo.